Nel ringraziarvi apprezzerete moltissimo il prossimo panel, che è un panel particolarissimo, perché è un panel dove direttamente da un'università americana, dall'Università del Wisconsin, che è una delle università, diciamo, importanti, rilevanti del grande popolo americano, c'è un'astrofisica italiana, credo piemontese, che si chiama Elena Donghia e che invito a salire sul palco assieme al nostro Mattia Borgo. Buongiorno a tutti. Io oggi vorrei cominciare il mio intervento dicendo che la Leopolda di quest'anno per me ha una valenza e un significato molto grande, perché è riaccendere le stelle. Io sono un'astronoma, un'astrofisica italiana che lavora negli Stati Uniti e per me Firenze rappresenta comunque, non soltanto dal punto di vista degli studi, ha rappresentato la culla, diciamo, del Rinascimento, ma dovreste ricordare che Firenze ha sostanzialmente ospitato anche Leonardo da Vinci, e Leonardo da Vinci è stato forse il primo scienziato, anche prima di Galileo, che ha adottato un metodo scientifico. Perché vi voglio dire questo? Perché Leonardo da Vinci ha realmente immaginato, quindi è il grande genio italiano, ha immaginato già all'epoca le prime macchine volanti. Quindi ha cercato di guardare le stelle, toccarle, nel senso di volare in cielo, e ci ha dato una visione grandiosa, diciamo, di quello che potrebbe essere, che poi sta diventando ora, diciamo, l'idea dei viaggi spaziali. Voglio dirvi questo perché l'Italia ha un'enorme eccellenza nel campo dell'aerospazio, e io tra i miei studi che riguardano la nostra galassia, la Milky Way, a parte gli studi sulla galassia, io mi occupo anche appunto di aerospazio, e in realtà sto cercando di con la NASA realmente di creare le condizioni per poter viaggiare fino su Marte, dove in realtà c'è una radiazione spaziale cosmica che è molto nociva per l'essere umano, e quindi abbiamo creato una tecnologia che sembra essere molto interessante. Ma il motivo per cui sono qui è fondamentalmente perché io sono italiana, sono italo-americana ora, e ho trovato sicuramente un aiuto e la possibilità di lavorare bene negli Stati Uniti, però spero sempre di poter portare il mio contributo anche in Italia, e soprattutto di cercare le condizioni, e lo dico quindi al senatore Renzi, a questo scopo, cercare le condizioni per creare delle collaborazioni dirette e delle sinergie tra l'America, quindi tra gli Stati Uniti, dove la tecnologia è sicuramente molto avanzata, e l'Italia, dove l'ingegno, la fantasia, e ricordiamoci che abbiamo ancora nel DNA Leonardo da Vinci, dove sostanzialmente possiamo fare delle cose bellissime. E quindi dico appunto al senatore Renzi che esiste la bilaterale, questo me l'hanno insegnato, cioè esiste la possibilità di usare un accordo privilegiato tra America e Stati Uniti senza passare per l'Europa, per le collaborazioni. Allora io voglio proporre qui, quest'oggi, e spero che diventi un impegno, voglio proporre collaborazioni dirette Stati Uniti-Italia sull'aerospazio, perché so che molte persone sono piuttosto negative sull'aerospazio, magari sui voli spaziali, perché dicono sì, ma quanti soldi verranno impiegati, e invece avremo bisogno di soldi per la sanità, per questo, per quest'altro. No, vi piace il telefonino? Vi piace? L'avete tutti il telefonino? Bene, le telecamere del telefonino vengono dalla tecnologia dei telescopi. Ogni volta che si mettono soldi nell'aerospazio, quindi nelle missioni spaziali, nello spazio, c'è una ricaduta di tecnologia grandissima che torna sulla Terra e che utilizziamo giornalmente. Quindi io invece mi auguro che voi siate anche voi sostenitrici di questa idea, e quindi io spero poi di poter parlare con Matteo per vedere se si può fare questa bilaterale, perché in realtà è molto complicato, mi sembra, in Italia arrivare poi a degli accordi precisi. E con questo lascio la parola a Mattia, che in tecnologie si occupa. Grazie Elena, grazie della parola, buongiorno a tutti. Ecco, io sono venuto su questo palco della Leopolda la prima volta nel 2011, come molti di voi che sono qui con noi dalla prima, dalla seconda edizione, e chi come me ha frequentato per tanti anni la Leopolda sa che questo è il luogo
è il luogo delle proposte, è il luogo dove le proposte poi, come dire, anche negli anni in cui siamo andati al governo sono diventate realtà, è il luogo della politica in senso, nel senso più alto, nel senso del, del fare cose, trasformare queste proposte in cose concrete. Ecco, io ho fatto dal 2011 ad oggi tante cose sono passate per tutti noi, io nel frattempo sono venuto qui che ero un appassionato di politica che ha iniziato un percorso con Matteo e ho fatto il deputato nei 5 anni nella precedente legislatura, adesso non faccio più il deputato, continuo a fare l'imprenditore, cosa che facevo ancora prima, seppur in un settore diverso. Però, diciamo, occupandomi di innovazione, essendomi occupato anche per Italia Viva di innovazione, avendo fatto, come dire, diverse attività anche in Parlamento su tematiche di innovazione, sulle tematiche di attrazione di investimenti, le parole che Elena ci ha appena portato sono direttamente correlate a delle cose che qui sono state anche discusse e che nell'azione di governo di Matteo e nella nostra azione poi parlamentare degli anni scorsi abbiamo potuto toccare con mano. Innanzitutto Elena rappresenta una delle centinaia di migliaia di italiani che sono nel mondo, vanno nel mondo per lavorare, per imparare, per formarsi, per costruire imprese, costruire la propria carriera, e lo fanno appunto dopo aver assorbito educazione in Italia, assorbito in questo senso anche risorse pubbliche, poi vanno nel mondo e rendono grande il nostro paese. Ecco, è un classico esempio di come gli italiani portino il proprio ingegno nel mondo e bisognerebbe fare il più possibile per poterli riportare qui, non tanto con delle politiche specifiche per riattrarli quanto con delle politiche industriali, per, o nel suo caso legate alla ricerca, che possono riportare appunto quante più persone possibile nel nostro paese. E se si parla di politiche industriali, ecco, io penso che parlando con chi fa impresa, parlando con chi fa impresa sia dal lato dell'imprenditore, imprenditrice, sia dal lato dei lavoratori, una delle cose che si sente dire più spesso è che è evidente che l'Italia, l'economia italiana, le imprese italiane, il lavoro italiano va avanti da sempre nonostante la politica. Ho appena cominciato dicendo che qui si fanno proposte politiche e si fa bella politica. Però l'Italia va avanti nonostante la politica. L'Italia è diventata la 7ª economia del mondo con 68 governi diversi in 70 anni circa. L'Italia è un paese dove gli imprenditori ti dicono sì, questo governo sta facendo bene perché interviene il meno possibile. E quindi il nonostante la politica è un peccato. Peccato, perché abbiamo visto, e lo ha dimostrato prima il professor Fortis, che negli anni in cui Matteo e il governo Renzi sono intervenuti portando riforme, portando azione effettiva, facendo politica industriale, facendo una politica come Industria 4.0 per esempio, che era una politica destinata in maniera molto semplice a mettere capitali che poi gli imprenditori investivano per fare innovazione all'interno delle imprese, queste hanno avuto un impatto, hanno creato crescita economica, hanno creato occupazione. Quindi il senso di quello che noi facciamo qui, sia che si parli di innovazione, sia che si parli di attrazione di investimenti, sia che si parli di cultura, per esempio, altro settore su cui mi capita di lavorare e su cui per esempio gli interventi fatti negli anni del governo Renzi sul mondo del cinema, e vado a concludere, hanno moltiplicato le opportunità per chi investe in cultura e per chi investe in imprese culturali, oppure, e l'ha citato anche l'assessore Cappello prima, gli interventi che Matteo col suo governo fece su Milano negli anni di Expo sono interventi che dimostrano che laddove la politica agisce, laddove la politica fa, i risultati si ottengono e il paese cresce. Quindi adesso noi siamo qui per stimolare il governo a tornare a fare politica e a far sì che sempre di meno si dica che l'Italia va avanti nonostante la politica. Grazie a tutti voi, grazie per il vostro impegno. Grazie a